80 che siano 50 i componenti non comporta nessuna spesa ulteriore per il Parlamento ed appunto viene a garantire anche i gruppi più piccoli di dare loro rappresentatività e il loro lavoro, che non viene appunto a essere un costo per quanto riguarda l'aula, le due camere, sia la Camera che il Senato. Dunque è semplicemente un lavoro che magari 10 persone in più possono dare a questa Commissione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione l'emendamento 2.10. Prego. Per richiamo a regolamento, prego. Nella scorsa votazione il collega deputato Maglietta ha votato anche per il collega vicino. Adesso magari il collega c'è davanti, però ha votato con le due mani su due banchi diversi. Non so se c'è il collega, non sappiamo chi è quello vicino. Solo che per regolamento non si può fare. Il risultato per la votazione è stato già proclamato. Chiedeva la parola Corsaro. Grazie signor Presidente. Per precisare, che dovrebbe suggerire al collega che ha preso parola prima di me, che a volte ci sono occasioni in cui tacere è preferibile. Perché quello che è successo è che il collega onorevole Rampelli stava parlando con me, esattamente posizionato al mio fianco, ed essendo registrato, come vede, nella sua postazione, ha chiesto all'onorevole Maglietta di apporre il dito sulla tastiera mentre lui era in aula parlando con me. Ci siamo accorti dello stupore e dell'interesse con il quale un certo settore dell'aula seguiva la vicenda. È di tutta evidenza che è un ennesimo tentativo di strumentalizzare, di raccogliere qualche piccola visibilità di comunicazione su dei problemi che non esistono e che dovrebbero cominciare a essere espunti da quest'Aula, perché utilizzati al solo fine di determinare un discredito di quello che avviene in quest'Aula. La prego di responsabilizzare il suo ruolo di Presidente di quest'Aula. Grazie. La ringrazio. D'Ambrosio. D'Ambrosio. Presidente, allora ribadiamo ancora una volta la questione che questo problema non ci sarebbe nel momento in cui Fratelli d'Italia è tra i partiti che all'interno del Parlamento ancora non hanno depositato tutte le minuzie. Questo problema non ci sarebbe, perché è vero che non deputati, è obbligatorio, ma deputati, sarebbe invito alla calma. Scusa, un richiamo regolamento per vi invito cortesia. Solo alla calma. Vi invito alla calma. Avrà la parola, facciamo concludere e avrà la parola. Vi invito alla calma, vi invito alla calma. Presidente.